J Medical si torna a essere qui all'esterno della clinica in cui vengono fatte le visite mediche. Ieri eravamo qui per Pellegrini, oggi ecco che di prima mattina 8.37 quando è arrivata la fila di Jeep che portava Adrien Rabiot e la mamma Véronique nella stessa macchina insieme a lui, è entrata insieme a Rabiot per quello possiamo considerare il primo giorno di Rabiot alla Juventus. Ci sono le visite mediche, poi ci sarà sicuramente un passaggio alla sede e immaginiamo anche la firma e l'annuncio nelle prossime ore, l'annuncio di un contratto quadriennale per lui. Da circa 5 anni la Juventus più o meno ogni estate ci provava, aveva contattato il giocatore, quindi un corteggiamento lunghissimo, si è arrivati alla fine del contratto, ieri spirava il contratto col PSG e da oggi possiamo dire che Rabiot sarà un giocatore della Juventus. Dicevamo un contratto lungo, un contratto quadriennale, si parla di 7 milioni di euro a stagione, un giocatore che insomma si inserisce in quello che sarà il nuovo centrocampo della Juventus. Tra l'altro curiosità, e fra poco vi faremo vedere anche altre immagini, pochi minuti fa è arrivato proprio qui Claudio Marchisio che sta continuando le terapie di rieducazione dopo l'infortunio e anche l'operazione di qualche mese fa verso la fine della sua stagione con lo Zenit San Pietroburgo, quindi un pezzo del centrocampo del passato importantissimo come Claudio Marchisio che chiamavano il principino nello stesso giorno in cui poche ore prima 8.37 entrava Adrien Rabiot, il Duca, questo suo soprannome ai tempi di Parigi. Saremo in diretta tutto il giorno, vi racconteremo la giornata di Rabiot ma vi racconteremo anche il resto delle trattative perché è una Juventus che sicuramente non si ferma qui e anzi accelera, lavora su altre trattative, su tutte quella di De Ligt all'Ajax.